tante puntate, tante super ospiti, qualcuno che l'ha colpito particolarmente, che ricorda? Ah beh, sicuramente Roberto, chef Balbuzzi, c'è sempre da imparare dagli chef, io lo dico sempre che sono una persona che ama cucinare, però insomma non sono una chef e mi piace mettermi in gioco e imparare sempre da chi è migliore di me. C'è un libro sì, molto interessante che sta avendo anche sta coltivando grandi interessi. Sì, devo dire che sono molto contenta. Beh, il titolo è Il sorriso è l'ingrediente segreto, lo ripeto perché è un po' una delle cose che mi caratterizza, il buon umore, la spontaneità, l'essere sempre una persona che porta un sorriso nelle case degli italiani e anche della mia famiglia. Il libro l'ho partorito, se vogliamo, è un po' il mio terzo figlio e racconta un po' di me a 360 gradi, insomma un po' le mie passioni oltre che tantissime ricette che sono quelle che ho imparato a sperimentare nel corso del tempo, che ho preso un po' in tutta Italia, ho attinto qua e là durante questi anni in cui ho lavorato tanto e quindi ho viaggiato in lungo, in largo, da nord a sud, quindi c'è un po' di tutto, anche qualcosa dei viaggi all'estero, quindi mi piace non fermarmi alla mia terra che comunque già mi dà tanto, tantissimo, tantissimi spunti, ma anche attingere qua e là, non so, dire, c'è il frico, c'è la pezzogna, ci sono tante cose che un po' di tutta Italia. Nella programmazione autunnale c'è qualche novità che possiamo anticipare? Allora, per rimanere in tema cucina c'è sempre qualcosa che bolle in pentola e per scaramanzia bisogna sempre tenere le dita incrociate, però non vi nascondo che ci sono tanti progetti televisivi e non. Questo libro che Alessia ti ha fatto vedere un po' diversamente il mondo dei social, un mondo che pensavi non potesse appartenerti fino in fondo, visto che ci hai aperto anche le porte di casa tua, no? Sì, è vero, è vero. I social mi hanno dato veramente tanto e credo anch'io di aver dato tanto alle persone che comunque mi seguono, perché veramente mi sto mettendo a nudo, sto parlando tanto di me, della mia famiglia, proprio con spontaneità, anche non sempre così perfetta, truccata, pronta come mi vedete oggi, anche magari ecco tra le mura di casa mia e mi hanno dato veramente la voglia di mettermi in gioco e di far scoprire anche a chi mi segue questo lato kitchen, diciamo, di me, condividere con gli altri le ricette. Mi è piaciuto talmente tanto che poi questa richiesta di trascriverle in un libro è venuta un po' da questo, no? E quindi sono stata contenta di aver... stato propedeutico, insomma, esatto, sì, sì, assolutamente sì. Sono stata contenta di aver accolto il suggerimento di farlo. E sono veramente felice perché mi sta dando tante soddisfazioni. Grazie. Alessia, okay. Ti piacerebbe tornare in televisione magari anche con un cooking show proprio? No. Guarda, mi hai tolto le parole di bocca perché comunque quello che vorrei fare adesso, perché comunque sai il tempo ti fa maturare, ti fa crescere, hai voglia di mostrare anche qualcos'altro di te, mi piacerebbe portare questa nuova Alessia, l'Alessia che è appassionata di cucina anche in TV. Quindi più come concorrente o come concorrente? No, beh, sicuramente non come concorrente, perché più sicuramente come conduttrice, assolutamente sì.